Bene, buongiorno a tutti. Cominciamo questa bella giornata che è un po' improvvisata. Quindi vi chiedo di avere molta pazienza perché fino a pochi minuti fa non sapevo ancora tutta la scaletta, non avevamo deciso. Quindi magari c'è anche qualche sorpresa, comunque è bello così. L'importante è essere così in tanti per questa iniziativa a cui diciamo siamo molto, molto orgogliosi di poter tenere qua nella nostra Gragnano. Perché abbiamo pensato appunto col Don che fosse necessario dare un segno con Don Alessandro, perché Don François è tornato fortunatamente proprio ieri l'altro e quindi in questo periodo non era presente. Però sappiamo che è ben felice di questa organizzazione. Allora, è passato un anno dall'inizio della guerra e le cose non sono cambiate, non ci sono notizie positive, anzi il timore è quello che il conflitto si possa allargare ad altre nazioni e si parla addirittura di armi sempre più letali. Intanto la gente muore, continua a morire ogni giorno. Il dato delle Nazioni Unite di qualche giorno fa dice che in Ucraina nell'anno scorso, in questo anno di guerra, sono morti 8.006 civili, 13.287 sono i feriti, tra questi almeno 487 sono i bambini uccisi e 954 i feriti. 4 milioni sono i profughi ucraini fuggiti dall'inizio della guerra, che sono ospitati nei paesi dell'Unione Europea. 58 sono i giornalisti uccisi. Cioè, questi sono numeri, sono persone, non sono numeri, no? Sono esseri umani, sono persone che hanno delle famiglie, degli amici, dei genitori, dei figli. L'inverno sta trascorrendo là in Ucraina senza elettricità, senza riscaldamento e spesso anche senza l'acqua corrente. Pensiamo bambini quando da noi a volte c'è un disagio, c'è una rottura e si sta senza acqua per mezz'ora, per un'ora, al telefono del sindaco arrivano subito, immediatamente, un sacco di telefonate. Non siamo abituati ovviamente ad avere, a vivere in questo disagio, loro ci stanno vivendo da tanti mesi, no? Oltre naturalmente a vivere la guerra, che è tutta un'altra cosa. Ecco, noi siamo qui perché abbiamo pensato questa iniziativa? Perché crediamo che non si possa stare rimanere indifferenti di fronte a quello che sta accadendo. Come diceva il Cardinal Zuppi qualche sera fa, pensiamo che anche noi nel nostro piccolo possiamo essere degli artigiani di pace, non perché siamo delle persone ingenue o dei sognatori, ma perché siamo profondamente convinti che la pace sia l'unica via. Effettivamente, senza l'azione della diplomazia, questa guerra, noi crediamo, siamo convinti che non finirà. E quindi siamo qui per chiedere che questa azione diplomatica, che va molto a rilento, soprattutto da parte delle più grandi nazioni, che sono quelle che decideranno il nuovo assetto del mondo e quindi sono quelle che decideranno la fine della guerra, in particolare gli Stati Uniti e la Cina, crediamo appunto che questa azione diplomatica debba, diciamo così, più che procedere, iniziare, insomma, nel senso che facciamo fatica a vedere delle reali azioni diplomatiche che hanno come scopo quello di finire la guerra, indipendentemente dalle responsabilità. Noi qui non ci chiediamo chi è responsabile o no, questo discorso che vogliamo fare è un'altra cosa, è quella di dire che noi non siamo così ingenui da pensare che un'azione che parte da Gragnano possa ovviamente portare alla fine della guerra, ma siamo convinti che se tutti i popoli, tutte le comunità alzassero la voce, forse questa azione potrebbe partire con maggiore forza. È così, che sia il comune che la parrocchia hanno un compito, quello di promuovere la pace, di produrre cultura di pace. Siamo qui per questo. Tra l'altro Gragnano
che ha ospitato fin dall'inizio subito persone ucraine che sono fuggite dal loro paese. E sono state aiutate queste persone subito non solo dall'amministrazione comunale ma proprio dai cittadini. Noi facevamo spesso da tramite per cercare aiuti sia finanziari che in cose, materiali eccetera, e devo dire che Gragnano ha risposto con una celerità incredibile, veramente commovente. Inoltre, quindi a Gragnano ospitiamo ucraini, a Gragnano poi abbiamo la Piazza della Pace. Io abbiamo riflettuto anche su questo. Allora, c'è un testo che a noi piace, che è scritto dal sindaco Lapira, dove ti dice che ogni paese, ogni città ha una vocazione, e quindi i cittadini, le amministrazioni devono cercare di scoprire qual è questa vocazione. A noi piace pensare che la vocazione appunto di Gragnano è quella di essere artigiani di pace, cultori della pace, del dialogo, del rispetto delle diversità nell'unità. Sarebbe veramente bellissimo se si potesse davvero dire tutti insieme che la nostra vocazione è questa. E l'iniziativa di oggi è un po' questo, anche andare in questa direzione. Siamo convinti anche che ogni guerra, quando finisce, per esperienza passata, l'abbiamo tutti studiato, quando finisce non finisce realmente, perché lascia sempre degli strascichi di sentimenti di vendetta, di risentimento, che vanno avanti per anni, per generazioni, cioè devono morire delle generazioni prima che questi sentimenti spariscano. Quindi quello che si sta producendo vicino a noi e che rischia di allargarsi è qualcosa di veramente molto grave, al di là delle morti e dei feriti appunto che abbiamo citato prima. Quindi torniamo a ripetere che chiediamo da qua che riprenda la politica, quella vera, quella che ha per scopo la realizzazione del bene comune, della convivenza, della risoluzione dei problemi, cioè quella politica che ovviamente non porta avanti la guerra, che è il contrario del bene comune, della risoluzione dei problemi, dello stare bene. Quindi si alza questa voce verso la reale politica, e voglio chiudere questo discorso così, rappresentando un po' i sentimenti dell'amministrazione del comune, con una frase che ho letto qualche tempo fa dell'arcivescovo di Milano, che è bellissima secondo me. Poi ce n'è un'altra altrettanto bella, ma lo faremo in piazza quando avranno parlato anche tutti gli altri. Non possiamo rassegnarci alla depressione dell'impotenza perché crediamo in Dio. Non possiamo rassegnarci all'indifferenza perché crediamo nella democrazia, e quindi noi non ci rassegniamo e facciamo la nostra parte. Grazie di essere qua con noi. Ringrazio anch'io, a nome di Don François, a nome mio, tutti quelli che hanno raccolto l'invito. L'abbiamo detto a messa, lo abbiamo detto a catechismo, abbiamo fatto qualche attività. Ringrazio i ragazzi con i loro anche educatori grandi che hanno fatto questo bellissimo striscione, che è davvero molto molto bello, e questo ci fa capire che quando ci si mette insieme e si mettono insieme i talenti, si fanno delle cose bellissime che da soli nessuno sarebbe stato capace di fare. Prima di partire e andare appunto alla Piazza della Pace, volevo leggervi tre righe, sono proprio tre, che i bambini della quarta classe della scuola primaria Sant'Orsola, dove io insegno, hanno scritto dicendo che cos'è la guerra. Abbiamo raccolto queste idee qua, perché a volte pensiamo che la guerra sia qualcosa di lontano. Sono stati, credo, molto molto bravi. Dice:
La guerra è uno scontro armato, ma anche non armato, tra degli stati oppure tra dei gruppi di persone oppure anche tra singole persone. Mosso dall'odio reciproco e dalla presunzione che tra le parti di avere l'unica ragione, con lo scopo di eliminare il nemico nonostante la distruzione e la sofferenza arrecata agli innocenti. Dobbiamo stare sempre allerta, perché la guerra può esserci anche tra di noi. Non c'è bisogno di avere un paese, uno Stato. E dobbiamo sempre stare attentissimi che la guerra inizia quando l'altro diventa nessuno per me. Inizia dall'indifferenza, inizia dalla cattiveria verso l'altro. Quindi questo ci parla tanto anche a noi bambini, a noi ragazzi. Ok? Allora adesso ci incamminiamo. Durante la nostra marcia alcuni bimbi leggeranno piccolissime frasi, quindi li invito a stare vicino al microfono, vicino alla cassa, brevissime frasi che ci dicono con parole semplici semplici l'esperienza che altri bambini, altri ragazzi, altre mamme, altri papà fanno a causa di questa guerra. E sentiremo che la guerra porta tanta tanta sofferenza. Ecco perché siamo qua, per dire: non è giusto che delle persone soffrano, non è giusto mai, indipendentemente dal motivo, mai 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 mai. Allora, poi quando sarò in piazza cercherò di ricordare un po' tutti quelli che hanno aderito. Anche i bimbi dell'asilo, della scuola dell'infanzia, davanti allo struttore. Guarda che belli. Ciao. Molto bello. Sì, succede, no? È bello, eh? Questi qua i bambini sono sempre. Là, attenzione. Quanti venga ancora nel braccio. Thank you.
cos'è la guerra? La guerra è un conflitto nel quale l'avversario è sempre identificato con i suoi errori, tanto gravi da sminuire o disconoscere la sua dignità di essere umano. La guerra è quando la presenza dell'avversario è solo uno stato. La guerra è quando l'avversario cessa di essere una persona con i suoi diritti e desideri, e diventa solo un nemico. La guerra, in guerra, l'identità nemica diventa testimonianza del passato, materia da distruggere o bottino da accaparrarsi. Ero spaventata a morte. Quando sono iniziate le esplosioni, l'intera casa tremava. Non avevo un posto dove nascondermi con i bambini, perché non abbiamo una cantina. Non ho dormito per 2 giorni di seguito. Talmente vuoto. Nessuno lo raccoglie, non sono militari, sono dannati civili. Racconta ai parenti di un militare al fronte. Di notte i bambini. Bravi, è una sottina. Fondo. Dove mi metto? Non faccio Allora, intanto che diciamo, terminiamo la sistemazione, un po' improvvisato come dicevo, ricordo alcuni di quelli che hanno aderito all'iniziativa che io voglio ringraziare, che vogliamo ringraziare insieme, e poi se ce ne sono altri che intendono diciamo dare anche un contributo che io non ho citato perché si sono uniti all'ultimo momento, li prego di venire qua vicino a me, così tutti possono sapere quali sono le associazioni presenti, le persone che comunque vogliono dare una testimonianza e così via. Allora, intanto ricordo che abbiamo con noi il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che per noi riguarda, diciamo, comprende i ragazzi della scuola media e poi appunto ci darà un suo contributo. Poi abbiamo la partecipazione della scuola elementare,
con la maestra Valentina Spelta. I suoi bimbi hanno scritto una testimonianza, forse più di una, ma vedremo sul momento. Poi hanno aderito anche la scuola paritaria la scuola materna, che ho visto con le insegnanti, con i bimbi, i cartelloni e così via. Anche questa, anche voi ringrazio davvero di cuore. Poi abbiamo la scuola paritaria La Casa delle Rane, che ha letto ai bambini un racconto sull'amicizia e l'importanza di fare la pace. Ci sono dei bimbi con delle magliette con le frasi che sono state estrapolate da questo racconto. Quindi voglio ringraziare anche le maestre, il gruppo educativo e Luciana Maserati, che hanno aderito, e così come ha aderito la scuola paritaria di Casaliggio. Poi abbiamo da ringraziare il centro, la cooperativa L'Arco, che segue il centro aggregativo giovanile, che ha dato una mano anche ai ragazzi della parrocchia per la realizzazione dello striscione. E poi voglio citare, che saranno qua con noi, gli alpini, che ho visto con Antonio Mantova, che poi darà un suo contributo. Poi abbiamo l'MCL con Umberto Morelli, la Proloco, abbiamo l'associazione Micheli Giubaleu, che è rappresentata da Gigi Guarnieri. Poi ancora ho chiesto a una nostra, diciamo, concittadina, anche se adesso è andata a abitare a Piacenza, purtroppo, vabbè, però adesso da un po' di tempo, però la consideriamo sempre tale, Lorena, che scrive benissimo, cose bellissime, libri e poesie. Quindi le ho chiesto di leggere qualcosa a sua scelta, e quindi poi la prego di venire qua vicino a noi. Poi abbiamo un altro artista, diciamo così, di origini locali, che è Mario Schiavi, che ha scritto un testo sulla guerra. Non può essere presente, facciamo leggere questo testo nel nostro dialetto alla Chiara Ferri, che sappiamo essere bravissima, al contrario della sottoscritta. Quindi anche dico alla Chiara di venire, è qua, perfetto. E poi abbiamo Lovattini, che è referente, cioè Roberto Lovattini, che non so dov'è, ma c'è. Ecco, bene, benissimo, che è referente locale del movimento di cooperazione educativa, e anche lui ci, diciamo, dirà un pensiero. Abbiamo chiesto tutti di stare dentro al massimo a 5 minuti, perché così diamo la possibilità un po' a tutti di dire la propria in questa bellissima giornata. Allora, cosa facciamo? Partiamo con il Consiglio Comunale dei Ragazzi? Cosa dici? No, partiamo con Sara Musai. Allora, ho preparato un piccolo discorso. Scusate già se ogni tanto mi interromperò un po' per l'emozione. È passato un anno, 12 mesi dallo scoppio della sanguinosa guerra tra Russia e Ucraina. Siamo oggi qui per chiederci perché dopo 78 anni di pace, in un mondo sviluppato come il nostro, c'è ancora bisogno di far soffrire così tante persone. Non riusciremo mai a metterci nei panni, a prendere le vite dei nostri coetanei, che da un giorno all'altro sono dovuti scappare dalle loro case senza sapere cosa gli avrebbe. A cosa sarebbero andato incontro? Grazie, Sara. Mi sembra una riflessione molto grande, diciamo così, molto sensata. Allora, adesso vediamo. Scusa? Ah, benissimo. Sempre il Consiglio Comunale dei Ragazzi. La pace è un accordo di amicizia e di alleanza tra due paesi. Si basa su valori universali come il rispetto per la vita, il rispetto per l'altro, la libertà, la giustizia, la solidarietà e la tolleranza. La pace nel mondo purtroppo non c'è. Oggi sappiamo che nel mondo ci sono in corso più di 50 guerre. L'ultima, di cui si sente parlare di più, è la guerra in Ucraina. Il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina per riprendersi il Donbass. Purtroppo nelle guerre, per colpa di interessi economici o dell'orgoglio di alcuni capi di Stato, è la gente comune che subisce le ingiustizie. Noi ragazzi ci chiediamo come si fa a far tornare la pace nel mondo. Spesso pensiamo che non possiamo farci niente,
ma anche noi nel nostro piccolo dobbiamo cercare di migliorare il mondo rispettando le persone che ci circondano e rifiutando i sentimenti di odio, perché l'odio porta alla violenza, mentre la pace genera pace. Grazie. Il 2023 e dichiariamo ancora guerra. La guerra è una macchina di distruzione, però non siamo ancora al posto di parlare. La gente non dovrebbe guardare chi vince, ma le morti che sta causando. Grazie anche per la tua riflessione. Volevo ricordare anche, dimenticavo prima, che è presente la Giuseppina Schiavi con Letizia Bricchi, che rappresentano CIF e protezione della giovane, e chiedo anche a loro se intendono leggere qualcosa di venire qua. Intanto comunque grazie della presenza. Poi adesso passiamo alla Valentina, che gestirà i suoi ragazzi. Una giornata indimenticabile. Quella sembrava una mattina come tutte le altre. La nostra maestra di italiano, Valentina, ci aveva detto di preparare il quaderno di grammatica per correggere il compito. Il nostro compagno Ryan, però, aveva interrotto subito la lezione perché aveva visto sulla cattedra una scatola di medie dimensioni da cui sbucava un cartellone. Eravamo tutti molto curiosi di scoprire il contenuto dello scatolone e provammo a indovinare. Saltarono fuori idee sull'Erasmus e, visto che c'erano anche delle lettere, pensammo alle bollette della luce. Nessuno indovinò la grande sorpresa, perciò la maestra tirò fuori il misterioso cartellone. Noi scoppiammo dalla gioia quando scoprimmo che i bambini ucraini ci avevano scritto a cui avevamo scritto per rallegrargli le giornate durante questa terribile e inutile guerra, ci avevano risposto attraverso quel cartellone pieno delle loro foto e di tante magnifiche lettere scritte per ringraziarci. Tenevano in mano anche alcune delle lettere che avevamo scritto loro quando era iniziata la guerra. Avevamo spedito anche i disegni creativi, distribuiti dentro i pacchi con beni di prima necessità, ovvero vestiti, intimo, qualcosa per passare il tempo e altro per l'igiene personale. Su quel cartellone c'era anche attaccata una piccola e significativa lettera scritta da un insegnante della scuola Svitanok di Zaporizia. La nostra maestra, quando l'ha letta, si è commossa. Leggemmo a turno le loro commoventi letterine. Eravamo molto stupiti e impressionati. Non riuscivamo a credere che dei bambini che hanno perso tutto fossero riusciti a trovare del tempo per noi e a fare delle cose così grandi e generose. Ci siamo inteneriti tutti davanti alle loro lettere. Saremmo molto felici di riscrivere a questi dolcissimi ragazzi. Infatti avremo l'intenzione di mantenere la corrispondenza e vorremmo rispondere tramite le email che alcuni di loro ci hanno scritto alla fine delle lettere. Ringraziamo davvero tanto i nostri nuovi amici ucraini, i loro maestri e la loro scuola meravigliosa, Svitanok. Veramente un'esperienza da non scordare. Io e la mia classe abbiamo super ringraziato gli insegnanti e gli alunni della scuola che ci aveva risposto. Poi abbiamo ringraziato anche la nostra maestra che ci ha fatto provare questa nuova e bellissima esperienza. Grazie. Grazie. Dunque, ricordo anche che abbiamo i ragazzi dell'US Gragnano qua con noi e con un responsabile abruzzese, che se vuole venire qua vicino a noi lo attendiamo, te l'ho visto prima, e poi c'è anche Aspi Gragnanino, e poi vediamo se mi suggeriscono altri che vedo di cito dopo. Allora, direi di procedere con gli alpini. Ok. Buongiorno a tutti. Anche gli alpini oggi hanno voluto fortemente essere presenti a questa
cerimonia, questo ritrovo per la pace. Nei nostri raduni, quando sfiliamo per le vie del paese, abbiamo con noi molti striscioni, striscioni anche coreografici, con frasi e slogan sempre rivolte alla popolazione per aiutare gli altri. Uno striscione nostro, e lo portiamo sempre con tanto orgoglio, recita: Alpini costruttori di pace. Quindi abbiamo per questo anche oggi abbiamo voluto essere appunto presenti. Anche dalle pagine più buie della storia possono germogliare segni di rinascita, solidarietà ed amicizia. A Rossoch, in terra di Russia, gli alpini hanno costruito un cippo a ricordo di tutti i caduti in quei luoghi nella Seconda Guerra Mondiale, in segno di riconciliazione con le popolazioni di quelle terre. Un segno di amicizia e fratellanza, purtroppo interrotte dagli avvenimenti dell'ultimo anno. Per tutti noi, ma soprattutto per gli ultimi reduci, rivedere le immagini di guerra, morte e distruzione ci trasmettono grande sofferenza e tanta amarezza. Alla loro memoria, al loro sacrificio, ai sentimenti di pace che maturarono in quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre 70 anni, vogliamo sperare che tutto questo possa ancora concretizzarsi. Chi vuole la pace non può limitarsi a invocarla. Chi vuole realmente la pace deve concretamente agire per costruirla. La pace è l'unica vittoria di cui l'umanità ha bisogno. Grazie. Grazie agli alpini. Vediamo tutte queste belle emozioni. Adesso direi, dunque, c'è Umberto Morelli. MCL, come movimento di testimonianza evangelica che ha nel DNA la dottrina sociale della Chiesa, non può che essere per la pace, che ha sempre avuto e ha sempre condiviso un'immagine dell'Europa dei popoli, non l'Europa delle finanze e dell'industria bellica. La pace oggi tanto evocata deve partire dal cuore di ognuno di noi, dal nostro vivere quotidiano, dai nostri atteggiamenti di ogni giorno. A mio parere è quanto mai attuale il messaggio storico della Pace in Terris, lettera enciclica che San Giovanni XXIII è dedicato alla pace fra le genti, fondata sulla verità, giustizia, amore e libertà, nella quale il Sommo Pontefice si rivolge agli uomini e donne di buona volontà, credenti e non credenti, perché la Chiesa, secondo Giovanni XXIII, deve guardare un mondo senza confini, senza blocchi, che non appartiene né a Oriente né a Occidente, dove tutte le comunità cerchino il dialogo, il negoziato, ricercando più quello che unisce a discapito di quello che divide. La Pace in Terris ci rivolge oggi non un messaggio utopistico, ma di speranza, che il Santo Padre ha donato al mondo 60 anni fa ed è ancora attuale. La guerra è sempre stata un'avventura senza ritorno. Ripartiamo da questi valori per creare un mondo migliore e più sicuro e più sereno. Questa occasione mi ha dato la possibilità, diciamo così, di guardare un po' indietro negli anni, e la nostra comunità il 31 gennaio del 1980 si era ritrovata nel giorno della festa di San Giovanni Bosco in Piazza della Chiesa per un momento di preghiera per la pace, dove nell'occasione tutti i bambini del paese portarono le armi giocattolo e insieme un prototipo di un missile furono bruciati, diciamo così, in segno di disprezzo verso queste strutture. Da qui dobbiamo ripartire e ognuno di noi penso che debba lavorare per creare un mondo migliore diventando artigiani di pace. Grazie. Grazie Umberto, proprio vero che Gragnano ha la vocazione della pace.
Lorena Tassara ci legge una poesia. Allora, anch'io ritengo che essere pacifisti vuol dire avere una vocazione particolare. È un modo di essere, un modo di pensare, un modo di vivere proprio. Io ho scritto una poesia perché mi è stato chiesto da Patrizia di scrivere qualcosa velocemente e la poesia è la più sintetica come scrittura, no? Allora, la pace è contro, è il titolo. La pace è virate morbide di stormi vocianti contro rombanti voli d'acciaio. Ciri niveli galleggianti contro neri scoppi di fuoco. Cespugli docili alla brezza contro ostinati reticolati spinosi. Terra arata, terra madre, contro terra arida, terra ostile. Germogli che scoppiano di vita contro ferro che scoppia di fuoco. Mare accarezzato da vele contro mare ferito da navigli di morte. Mani libere dall'odio contro mani serve dell'odio. Aria serica e tersa contro spasmo di respiro. E infine, normalissimo amore per la vita contro idiota bisogno di morte. Mi sbagliavo, è bellissima. Bellissima. Tra l'altro, mentre leggevi, guardavo questi bambini che giocano così spensierati, mi venivano in mente i genitori di quelli ucraini che quando vedranno i figli uscire di casa non so cosa potranno provare, ecco, che stretta al cuore, perché torneranno o non torneranno, non si sa. Adesso invece chiamo Chiara, che leggerà una poesia di Mario Schiavi. Io la leggerò, sì, perché devo la fare. La leggerò comunque in gragnanese, perché il dialetto piacentino fa parte della nostra lingua, ma il gragnanese è proprio la nostra, diciamo, prima lingua. Un ram a zalas. A cardiva che ser trob i sarissa mai più visti. Che rastasse un brut ricordo, sarà su in un cassetto. E invece di gran morte, ginca crida sei sacca, di ragasco il fassi smort, parla fam, al poc mangià. Tutto il not, con la pagura, sei sa drom e nessugna, sei sa luz la fascia scura e sei sa lacrim da crida. E quando venia giura, fuoghe, fiam, in disciutta, per daiesi d'un inferno, tanto me culclen da d'là. La natura la sartira, ai in pochi fiori in di pra. E anche l'aria che si respira all'odore di cararmà. E lontan, un ram capaida, perché il tuo caffè a terra, alle un salas, che al pianza, anche lui, anche se la guerra. Grazie, grazie Chiara. No, diceva, una se anche un salas alla guerra. Grazie. Allora, ci sono qua vicino a me persone che vogliono ancora intervenire? No, Roberto senz'altro, lo lasciamo per ultimo. Per anche l'attività che sta facendo, insomma, in giro. Giuseppina Schiavi. Buongiorno a tutti. Io lavoro in una casa di accoglienza per donne. Raccogliamo le storie di tante giovani che provengono da tanti paesi del mondo, oltre che anche in Italia, dal sud verso il nord, tante ragazze che vengono a lavorare. Tante studentesse che vengono da paesi e vengono a studiare a Piacenza, al Politecnico e all'Università Cattolica, e al Conservatorio anche. E abbiamo anche una parte di ragazze migranti che arrivano coi barconi. Dal barcone vengono messi sui pullman e arrivano da noi. Abbiamo accolto ultimamente anche vari paesi, India, Pakistan, Tunisia, Marocco, oltre a tutta l'Africa subsahariana. Sono arrivate anche due siriane con il percorso che ha dato luogo a questa tragedia, e hanno viaggiato tante ore con queste velieri, però avevano tutti dei parenti in Svizzera, in Svezia, in Olanda, e quindi abbiamo aiutato queste persone ad andare verso i loro parenti.
sono arrivate anche le ucraine, noi abbiamo anche una famiglia, abbiamo avuto anche una famiglia di ucraini che quando sono arrivate ovviamente il 4 marzo dell'altro anno non dormivano la notte, la bambina non parlava, cioè avevano dei traumi subiti da questa guerra. Anche le altre ragazze migranti della subsahariana, Camerun, Gambia, Nigeria, abbiamo avuto le somme, qualche Eritrea, Costa d'Avorio, anche loro raccontano delle storie di violenza, di persecuzione, di guerre civili, guerre interne tra villaggi, non catalogate, non conclamate, ma sempre storie di violenza. Alla base di tutto questo, però, noi abbiamo visto che restano le inuguaglianze, la miseria, la povertà, e che le spinge, le persecuzioni, le violenze, che sono alla base di un clima poi successivo di guerra e di conflitto. Papa Francesco nella Fratelli Tutti dice che ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, ma una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. E ci invita al dialogo, sinceramente orientato al bene comune e non verso la tutela di interessi velati o particolari. Solo questo potrà ripristinare le relazioni di fiducia tra i popoli e ci invita all'impegno concreto per essere costruttori di pace, come è già stato riferito. Gragnano, devo dire che è un paese abbastanza aperto, perché ha ospitato sempre comunità di migranti, anche adesso ne ha alcune, no? E ha dimostrato di essere molto aperto. E cominciamo da una cosa piccola per arrivare a sensibilizzare sul fatto che la pace parte anche da noi, dalle piccole comunità, per arrivare poi a dei livelli più elevati. Grazie Giusy, anche per il lavoro che svolgi. Proloco. Noi della Proloco lavoriamo tutti i giorni per creare comunità e integrazione a Gragnano. Siamo contro la guerra e speriamo finisca il prima possibile. E siamo qui per manifestare la nostra solidarietà a tutta la popolazione che in questo momento sta soffrendo inutilmente, come ci ricorda Margherita Hack in questa sua citazione. Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. Grazie. Grazie a voi. Allora, grazie. Quando finisce? Alle tue sciocche. Sì, gli proibiamo di leggere tutto ciò. Speriamo che sia. Vabbè, allora, grazie. Allora, se per caso vado oltre, tranquillamente non c'è problema. Allora, io volevo fare un ringraziamento speciale a Gragnano, a partire dalla sindaca, a partire da Don Alessandro, ma credo a tutti gli altri, perché se tutti i comuni della provincia di Piacenza, compresa la città, facessero queste iniziative, saremmo molto più avanti con la sensibilità e con la solidarietà verso chi ha bisogno. Purtroppo non tutti fanno queste cose, quindi io veramente faccio un complimento a tutta la comunità di Gragnano. E poi dico un'altra cosa: se davvero vogliamo lavorare per la pace, continuiamo ad andare avanti insieme. E quando dico insieme, dico bambini e adulti e anche i nonni. Ecco, io non faccio una domanda, non siamo a scuola, anche se ho fatto il maestro per 40 anni, ma mi piacerebbe sapere chi davvero discute di pace con i propri figli e con i propri nipoti, insieme, perché i bambini non sono stupidi, hanno bisogno degli adulti e la pace funziona se tutti insieme remiamo da quella parte. Io a mio figlio ho sempre raccomandato una cosa: pensala come vuoi, non mi interessa, ma sii generoso nella vita e soprattutto dimostra solidarietà a chi ha bisogno.
Ecco, io credo che questo insegnamento sia molto importante, dovremmo avercelo tutti. Dopodiché volevo solo, perché ho in mano questi tre libri? Li ho in mano perché penso che parlare di pace bisogna farlo 365 giorni all'anno, ma non parlando sempre, che ne so, di carri armati o di Ucraina, perché la pace la si costruisce con le cose piccole, poi ci sono anche le cose più grandi. Educare alla pace e alla non violenza, questo è il compito che istituzionalmente ha la scuola, ma io direi istituzionalmente hanno anche le famiglie, anche la parrocchia. Educare alla pace, perché non si improvvisa, bisogna lavorarci. Ho portato questi tre libri perché? Perché uno scienziato inglese anni fa lavorava per progettare sistemi di armi missilistiche. Cosa ha fatto un giorno? Ha detto stop, lavorerò per la pace, ha iniziato a scrivere libri. Allora io vi dico, se davvero volete, voi genitori, papà e mamme, nonni e nonne con i figli, leggete insieme questo libro, il libro della pace. Leggere questo libro credo che sia un sistema ottimo. Qui c'è un bambino che con la sua forza di volontà è riuscito a imporre la pace a tutto il mondo. E ci sono altri due libri, uno è di Mario Lodi, un grande maestro, Favole di pace, anche questo è da leggere insieme, e un altro, Il cammino della felicità, di, sempre di Benson, Bernard Benson. Questo è il mio consiglio. Dopodiché io vorrei concludere con un'ultima cosa. Penso che il lavoro che hanno fatto le scuole sia importante, la corrispondenza, scrivere ai bambini ucraini è una cosa veramente ottima, ma io dico, scrivere agli altri è una cosa che va fatta se non tutti i giorni quasi, perché come ci sono gli ucraini, ci sono anche i bambini russi che stanno soffrendo in questo momento, ci sono i bambini del Donbass dove ci sono bambini e bambine che stanno un po' da una parte un po' dall'altra, ma ci sono anche, vi dico un'ultima cosa, solidarietà, per esempio, come si diceva prima, sono morte più di 100 persone perché un barcone è affondato. Io faccio un invito alle scuole e ai genitori, scrivete a chi? Scrivete alle persone che in Calabria hanno dato un esempio positivo, alla signora che ha permesso nella sua cappella che vengano sepolti i bambini e le persone morte, oppure a quei carabinieri che sono andati a salvare delle persone e poi piangevano quando si sono rese conto di quello che era successo. Quindi io invito davvero, scrivete, perché scrivere e soprattutto scrivere a delle persone che hanno fatto cose belle, e questo è il futuro secondo me se vogliamo crescere in pace. Forse ho parlato troppo, mi scuso, e quindi io concludo, ma andate avanti perché non è una cosa da fare una tanto, ma da fare sempre, spesso. Grazie. Bene, allora adesso abbiamo concluso. Volevo leggere un articolo che ho letto su Avvenire di un giornalista, Mosca Mondadori, qualche giorno fa, che rappresenta bene un pochino anche lo spirito di questa iniziativa, e poi farei chiudere al Don con un brano del Vangelo. Allora, sembra lungo, ma cerco di... Allora, questa è una preghiera cristiana e civile. La guerra, quella che nasce dalla cura di sé, la paura, quella che nasce dalla cura di sé dei propri cari, salva la vita, ci avvisa che siamo in presenza di un pericolo, attiva le risorse fisiche e psicologiche, perché ci allontaniamo e ci difendiamo, stimola l'intelligenza e il senso critico, dà vigore e urgenza alle parole con cui mettiamo altri sull'avviso. Fino a pochi giorni fa credevo di aver avuto paura della guerra. Lo credevo perché più volte nell'anno che abbiamo alle spalle mi sono spaventato e con intensità. Era inevitabile, è stato un crescendo di esperienze scioccanti.
Quasi un anno fa, nei giorni, nelle ore precedenti all'attacco, ho visto in televisione, sui giornali, nei social, le colonne dei carri armati, i preparativi ostentati, l'accorparsi delle truppe, le minacce, i proclami, inutili tentativi di interporre contatti diplomatici, e ho avuto paura. Poi, stupito come tutti, ho ricevuto la notizia, la guerra è scoppiata, incursioni, bombardamenti, le prime vittime, i primi profughi, nel giro di pochi giorni un fiume di innocenti in fuga, e ho avuto paura. Subito volevo fare qualcosa, mi sono informato, dialogato, scritto, intanto però lo spettacolo cresceva e peggiorava, le accuse atroci di crimini di guerra, le fosse comuni, i cadaveri per strada, gli stupri, e ho avuto ancora più paura. Allora ho sperato in un minimo accenno di trattativa, ma niente, c'è stato solo un fallimento di contatti e dialoghi. Avanti con minacce sempre più gravi, fino all'evocare la guerra addirittura nucleare, e ho avuto paura. Eppure dopo tutto questo, il colmo dell'orrore doveva ancora manifestarsi. Ecco, questo che mi ha colpito. Qualche sera fa gli occhi si sono aperti, i TG parlavano dell'incontro tra leader e ministri degli Stati Uniti d'America, dell'Europa, Italia compresa, e altri alleati schierati contro la criminale invasione dell'Ucraina, e ne parlavano con gli stessi toni, gli stessi termini e le stesse proiezioni di un summit routine di ministri dell'economia. Ma che succede, mi sono detto, questi politici non hanno parlato di inflazione, di tassi di interesse, di pressione fiscale, hanno pianificato la creazione e la fornitura di carri armati, di batterie di missili, di centinaia di miliardi di proiettili, di tonnellate di bombe, come se fosse una cosa normale. E in quel momento ho avuto paura di non avere più paura. Un'amica scrittrice, Guia Falk, mi aveva messo sull'avviso, ma non avevo capito. Aveva detto, la guerra uccide, ma se ci abituiamo alla guerra siamo già morti. Sì, è vero, il vero rischio della guerra è questo, metterla in agenda, è questo inserirla tra gli imprevisti dell'economia. Ma sono un cristiano, vedo più che mai una via di salvezza e prego una preghiera cristiana e civile che si rinnovi in me la paura e lo spavento, che anch'io sia libero dal male supremo e atroce dell'indifferenza. Insomma, è una iniziativa contro l'indifferenza, questo, per nome di Dio. Terminiamo con queste parole che diciamo soprattutto ai bambini, anche a quelli che non sono cristiani ma fa lo stesso. Sapete che è stato detto ama i tuoi amici e odia i tuoi nemici. Ma io vi dico, amate anche i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Se voi amate soltanto quelli che vi amano, che merito pensate di averne? Ecco, credo che la pace passa appunto attraverso lo sforzo quotidiano di fare qualcosa di straordinario che non ci viene naturale fare. Passa anche attraverso questo. Ora, per concludere, invitiamo i bambini del catechismo che hanno preparato le catene dell'amicizia a distribuire queste catene a tutti, finché ce ne sono si possono distribuire, e i bambini dell'Anna Fochi, della catechista Anna Fochi, attaccheranno questi palloncini, quelli che ci sono ancora perché non ce ne sono più molti, attaccheranno dei messaggi di pace che hanno scritto. Grazie e un applauso a tutti voi che siete qua, ai bambini, agli insegnanti, a tutte le associazioni e quelli che hanno dato il contributo. Buon proseguimento in questa azione quotidiana di pace, grazie di essere qua.